Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro CR8. Dunque, prima di cominciare vi informo che la serie di Subnautica per diversi motivi l'ho finita altrove. Il primo tra tutti sarebbe il fatto che non ha riscosso molto successo, ma comunque oggi non siamo qui per parlare di questo, bensì di una build di Crash 2 veramente strabiliante. Perché strabiliante? Perché, come vedremo adesso dal video, ci sono veramente tante differenze, perché questa è la build presentata, pensate, alle 3 del 1997. La scheda del titolo vedete che è molto in beta, devo fare start subito perché altrimenti parte la demo. È già partita. Cerchiamo di risolvere. La demo parleremo dopo. Prima c'è da parlare del gioco, è molto importante perché ci sono già delle differenze incredibili. Allora, prima di tutto Snow Go livello 6 non è il livello 6 nella versione finale. Rocket sicuramente non è il livello 7 nella versione finale, si tratta di livelli della Warp 5 in questo caso. Snow Go invece è nella Warp 2. Berit è qui, l'unico livello corretto, solo che manca qualcuno qui, ovvero Polar. Hangate, questo veramente ha anche delle differenze significative. Però è il livello 3 nella versione finale. E infine Taz Tiger, che come capirete bene non è un livello convenzionale, ma si tratta di Tiny. Il suo nome beta era Taz. Partiamo già con questa piccola curiosità. C'è la schermata di caricamento e salvataggio, ma come vedete si fa semplicemente uno zoom in avanti e non funziona, perché questa era una demo a tutti gli effetti per le 3. E vi dico anche che teoricamente in questa build questo ascensore è bloccato, però grazie all'ausilio di tool esterni sono riuscito a sbloccarlo, e quindi parleremo anche della prima Warp Room con Turtle Woods, che presenta la gemma rossa, anche se c'è da parlare un po' approfonditamente delle gemme, e Cold Hard Crash, che sarebbe il livello 18, e invece ce lo ritroviamo qui. Air Crash sarebbe il livello 7, però è chiuso. The Pits, che è corretto, ma a sua volta è chiuso. Vedete, non c'è uno di passare. E Crash Dash, che è corretto, ma partiamo con l'ordine secondo cui Naughty Dog ha pensato di farci affrontare questi livelli. Intanto vedete anche che l'ascensore è lievemente più sudato da terra, e quando ci salite sopra fa tutto in automatico, cioè sale e scende senza dover premere su o giù, e Crash non fa l'animazione del pollice verso, o il pollice anche in base a dove si vuole andare. Bene, come dicevo, inizieremo secondo l'ordine che hanno stabilito gli sviluppatori al tempo e partiamo con Snow Go. Effettivamente il livello è quello, come vedremo qui. Ha una intro che è praticamente senza animazione. E soprattutto c'è da parlare di una cosa piuttosto fastidiosa. Intanto, la prima differenza, ovvero che Aquaqua è qui nella versione finale, mentre in questo caso è spostato più in avanti. Comunque, ogni volta, ora parleremo anche dell'HUD. Ogni volta che si fa un salto con scivolata, durante quell'animazione lì del, diciamo, del recupero di equilibrio di Crash, non è possibile muoversi, e quindi è un fattore abbastanza fastidioso, come potrete capire bene. Quindi se vedete che c'è tipo molta azione, però ci si ferma così, è un po' colpa del gioco. Ma comunque parliamo della primissima beta giocabile, o alpha build, chiamatela come vi pare. Quindi è chiaro che stavano ancora lavorando sul movimento e su tutto quanto. Quel gruppo di casse in fondo, per esempio, nella finale è spostato al posto più o meno di questa cassa qui. Quindi altra differenza. Poi per il resto più o meno è simile. Okay, quello è un piccolo trucchetto delle speedrun, ovvero che se andate con una certa velocità addosso a una cassa, riuscite anche a non prendere danno. Comunque, siamo qui per parlare delle differenze più che delle tecniche da speedrun.
Non ricordo questo numero elevato di fuochi in quest'area. Soprattutto l'effetto di esplosione delle nitro. Non so delle TNT, ma delle nitro è in beta. Cioè c'è una fume. C'è una nube di fumo molto più accentuata rispetto alla versione finale, dove si vede per lo più quelli che sono i resti della cassa, più che l'esplosione in sé. Qui noterete bene che la geometria del livello è diversa e manca soprattutto la gemma rossa. E non solo, in base al colore direi anche che il modello di Aku Aku è quello di Crash 1, cioè in base a, per esempio, il colore del naso, direi che quello lì è assolutamente l'Aku Aku di Crash 1. Parlando anche di Crash 1, l'interfaccia, come vedete, sia del livello che del bonus, è quella di Crash 1. Ora, manca, come noterete, anche il contatore di casse nel livello principale e soprattutto un Wumpa in ogni bonus, e solo in questa build vale 2, come vedremo adesso. Vedete? Anche quelli raccolti dalle casse seguono questa regola. E qui parlavamo del discorso dell'animazione che può fregarci, e effettivamente è successo. Comunque, non c'erano molte differenze nel bonus, ma quello che state notando anche adesso è che perdere una vita nel bonus ci preclude la possibilità di ricompletarlo. Ora, anche perdendo una vita in condizioni generali, credo che le casse ritornino al loro posto, così come i nemici. Quindi ci sono parecchi rimasugli di Crash 1 ancora in questa build. Già, le casse come vedete sono tornate al loro posto. Quindi diciamo che è una build proprio dimostrativa a tutti gli effetti, perché non ha proprio dal punto di vista tecnico quasi nulla di Crash 2, se non i livelli e il modello di Crash. Comunque, come abbiamo detto, fa piuttosto fatica con le animazioni di slide jump, più che animazioni comunque di movimento. Ma anche il detonatore nitro, sebbene nitro siano presenti nel livello. Qui c'è stato un altro momento di scivolata che ci ha bloccato un attimo. E qui vedete il modello del cristallo che ancora non è perfettamente texturizzato. Ora, se lo raccogliamo, succede questo. Ebbene sì, ancora non sono stati programmati gli item nel livello, quindi questo spiega perché la gemma blu, perché in questa build era ancora blu, è assente dal livello, e spiega anche perché le casse si diciamo si rimanifestano una volta che viene persa una vita. C'è anche una nota riguardo alla musica di Snow Go, che comunque presenta uno strumento diverso che poi è stato cambiato. Non ci sono le particelle gialle che roteano attorno alla parte finale del livello di ogni livello, vorrebbe dire, e Crash esce con l'animazione di vittoria nonostante non abbia portato a casa nessun item. Verifichiamo un attimo se succede anche tornando fuori, perché c'è pure un'altra cosa da sottolineare, ovvero il menu di pausa sempre di Crash 1, Push Select for Warp. Su Crash 1 diceva For Map, e come vedrete anche, se fate un po' di attenzione, la W è stata ricavata non da una lettera vera e propria, ma dal fatto che è la M di Map roteata per simulare una W, e si capisce soprattutto dal gradiente di colore che è presente lì. Stiamo tornando alla Warp Room. Ok, c'è pure l'animazione di ritorno al livello senza aver effettivamente completato con successo un livello. Andiamo su Rocket, che presenta una sorta di muro invisibile strano qui. Ma chiaramente era ancora, diciamo, agli albori questa build, di conseguenza
pure comprensibile. Qui noterete subito che la musica è totalmente diversa e io ho visto da molte parti gente dire ma è molto più brutta della finale. Io direi anche beh, grazie, cosa vi aspettavate da una build che era praticamente con nulla di confermato? Cioè, allora, lo sforzo è pure comprensibile per il creare una host. Eppure Josh Menzel stesso disse che ebbe, diciamo, difficoltà a trovare una host che fosse giusta per il livello, perché era la prima volta che Naughty Dog gli diceva di creare qualcosa di epico. Quindi, benché possa sembrare facile, alla fine la vita di un compositore non è così facile. Qui per il momento nulla da sottolineare, c'è solo forse quel tubo che abbiamo visto prima che non era così stretto. Ce ne sarà pure un altro più avanti se non erro. Qui. Ok. Alla fine, nonostante tutto, già i controlli del jetpack erano ben sistemati. Quindi va bene così. Cioè, se skippiamo le casse non è un male, perché alla fine, come abbiamo detto, non sono programmate affatto le gemme. E l'avete visto dal finale anche di Snow Go. Nessun item è programmato per essere aggiunto all'inventario, perché come abbiamo detto era uno stage molto molto beta. Eccolo qui, questo tubo è stato praticamente cambiato nella finale, perché è veramente arduo passarci, specie se qualcuno utilizza il jetpack per la prima volta, ed è veramente comprensibile. Qui proseguiamo. La camera delle nitro, che era più o meno così anche nella finale. E siamo arrivati alla fine. Non ricordo se era così corto Rocket nella versione finale, ma comunque era a sua volta corto. Qui ora diamo un attimo uno sguardo al finale del livello, che comunque, come diciamo, non presenta le particelle presenti in Crash 2. E non ha nemmeno l'animazione di uscita, così come quella di entrata, quindi. Finito Rocket, andiamo su Berit, che credo sia il livello più completo di quelli che abbiamo mostrato. L'animazione di Crash che sale su Polar è molto più lenta. Nulla da sottolineare per adesso. Questa formazione di casse che è sempre difficile, sia che giochiate alla versione finale sia a questa. Il cristallo che sparisce praticamente, viene spedito in cielo. E qui si denota una certa mancanza di collisioni in certe parti del livello. Però ci ha permesso di vedere che il respawn non è Crash che praticamente si trova già su Polar, ma è una replica dell'animazione che viene fatta quando Crash sale su Polar. Mi ha risparmiato di fare una morte praticamente di proposito, perché ecco, il cristallo è qui nella versione finale più o meno, invece che stare nel luogo in cui abbiamo visto precedentemente. Anche quelle casse sono toste. E abbiamo finito. Non c'è un detonatore nitro, perché come abbiamo detto ancora non era programmato. Punto finale della Warp 2, perché è corretto visto che Berit sta nella Warp 2. E ora passiamo a quella che è la parte più interessante probabilmente di tutta questa build, a parte le demo, perché le demo hanno bisogno di un capitolo a parte. Scusate il gioco di parole. Hangate. Vedrete bene che la geometria è radicalmente differente, perché su Hangate non si inizia di sicuro con tutte queste piattaforme.
Quindi tutta questa parte iniziale presenta differenze enormi rispetto alla finale. C'è persino un gioco di piattaforme che salgono e scendono anche più del dovuto, perché questa piattaforma qui sale molto di più rispetto a certe piattaforme nella versione finale, e chiaramente quella accanto fa più o meno quello che fanno le altre nella versione finale. È praticamente inutile, come avete visto. E qui c'è un'altra differenza sottolineare, ovvero che se camminate nella versione finale Crash sale in automatico sul jetboard. Qui invece bisogna proprio saltare. Ed eccoci qua. Prima di tutto ok, cassa vita era giusta anche nella versione finale. Checkpoint. La piattaforma del bonus è girata in un senso differente rispetto alla finale, e quella è anche una cosa presente nelle beta più avanzate, quindi diciamo che è una cosa praticamente diffusa quasi fino alla release. Ci sono due aggiunte in questo bonus, ovvero quella nitro lì e questa piattaforma qui con questa cassa con la vita, poi per qualche motivo rimossa dalla versione finale. C'è proprio questo suono di forbici che tagliano quando vengono aggiunte, i Wumpa al contatore del livello. E c'è anche il box counter, cioè il contatore casse nel bonus, e comunque serve a ben poco, perché come ho detto non sono ancora programmate gli item qui. Andiamo verso la fine. Sì, ancora nessun item. C'è un attimino. C'è della neve qui che mi fa pensare che originariamente Hangate fosse appartenente alla Warp 2, perché avere la neve praticamente off context rispetto al resto del livello, persino anche al segmento finale, è un po' strano. Ora andiamo a Taz Tiger, che praticamente è finito, solo che ecco manca l'interfaccia, come vedete, e quindi si va più o meno alla cieca nel batterlo. Per fortuna è il boss più facile dell'universo. Oddio, Ripper Row lo è anche, diciamo, però non so, la gente ha più difficoltà con Tiny, io non capisco. Come vedete è veramente, veramente facile. E qui l'RNG ci ha dato una piattaforma che non ci permette di batterlo subito, quindi perderemo del tempo. Questa forse è fattibile. Ok, perfetto. Volevo fare un attimino un trucchettino, ma tanto, come detto, è molto easy. E la host è molto piacevole. Tra l'altro, l'unica host al momento è differente, è quella di Rocket. Snow Go era più o meno la finale con uno strumento differente. Non ci sono le musiche dei bonus, dicevamo. E però ci sono anche altre cose da sottolineare che vedremo nei livelli successivi, visto che ne restano ormai veramente pochi. Ok, a sto giro l'RNG è stato un po' più permissivo, diciamo.
Ok. Qui come vedete l'animazione di fine livello non solo è in questo stato vero e proprio, si frizza lo schermo e vi fa sembrare che il gioco sia crashato, proprio manca la crash dance e veramente in uno stato molto molto beta, ma comunque passiamo alla parte ancora più interessante della build, ovvero i livelli della Warp 1, Turtle Woods. Essendo che mancano gli item, mettersi a mancare le casse è inutile per prendere la gemma rossa o blu nella versione finale. Qui manca un nemico. In generale, mettiamola così, mancano un po' tutti i topi presenti qui. E soprattutto manca l'effetto sonoro della pioggia qui. C'è anche questa zona non ancora programmata. Eh già. L'unico modo per evitare di fare quella animazione in questa build sarebbe fare uno spin ben piazzato, diciamo, nel momento in cui cresce a terra, solo che capirete bene che non funziona tutte le volte. Ci sono 6 casse perché una è aggiuntiva, una di quelle rigate per intenderci. Ancora questo suono di forbici. Ecco, ancora una volta l'atterraggio prolungato. E qui un'altra differenza tecnica, se riusciamo a mostrarla, ovvero il fatto che le hitbox di questi ratti qui non sono, diciamo, rese non tangibili. Qui mancano 2 casse. Non sono rese non tangibili e quindi è possibile saltare sopra di loro in questo momento. Mentre nella versione finale, se provate a fare quella stessa cosa, non riuscite perché la loro hitbox si manifesta solo dopo che sono usciti dal buco. Spero sia chiara questa spiegazione perché, ecco, al massimo vi la chiarisco nei commenti. Quindi Turtle Woods era in uno stato più o meno decente, se non ancora con dei nemici mancanti, ma tant'è, siamo in regime beta. Qui c'è Cordald Crash con una nota molto importante, ovvero il fatto che si trova in Warp 1, l'abbiamo già detto. E alla intro, qui, la parte iniziale della Warp 2, a tema Warp 2, nonostante sia un livello della Warp 4 nella versione finale. Altra differenza qui, ovvero che l'invincibilità non ha musica, sebbene su Crash 1 sia presente, e qui non capisco perché, onestamente. Probabilmente non l'hanno ancora importata dall'engine nuovo, anche se vi dirò, la soundtrack dell'invincibilità tra l'1 e il 2 ha avuto una lievissima revisione. Può sembrare uguale, ma non lo è. Perlomeno dal punto di vista degli strumenti, qualcosa è cambiato. Qui il rumore dei frammenti di ghiaccio è molto differente. Qui vediamo se riesco a replicare un glitch che ho avuto l'altra sera. No, a quanto pare no. Magari poi vi posto la clip in descrizione. Qui manca una cassa, però noi andiamo al bonus. Col discorso che ogni Wumpa vale 2 qui, possiamo riuscire ad andare fuori da questo bonus con un quantitativo non indifferente di Wumpa, se riusciamo. Siamo già a 61, pensate. Ovviamente le casse legate fanno perdere troppo tempo, quindi io eviterei anche per non annoiarvi di attenzionarle più del dovuto. Oh, come ha fatto a sopravvivere quella cassa? Cioè, teoricamente non dovrebbe. Comunque, 166 è un numero che io non avevo personalmente mai visto nella trilogia originale. Comunque sia, 31 casse. Qui sono pressappoco simili anche alla versione finale.
I frammenti di ghiaccio non attivano le TNT. Questo è da sottolineare. Nella finale lo fanno. E vedete, ancora praticamente il contatore Wumpa sta andando avanti. È un numero davvero davvero elevato di Wumpa. Qui per qualche motivo non ha contato lo spin. E qui manca la piattaforma che ci consente di andare al percorso difficile, che, come andremo a vedere, probabilmente poteva essere poteva avere accesso da qui, probabilmente, perché vedete c'è un'apertura sopra, però tuttora è un'area vuota, quindi ci stanno ancora pensando, penso. Di conseguenza dovremmo andare nel percorso principale. Ok. Ci sono anche dei rimasugli, questa è una nota, diciamo, minore. Però ci sono ancora dei rimasugli di, come dire, esplosione dei nemici da Crash 1, che, se attenzionate bene, rilasciano delle particelle proprio piccole, difficili da vedere, però praticamente l'esplosione risale a quello. Probabilmente il fatto che le nitro abbiano la loro esplosione più o meno in beta è dovuto anche a quello, ovvero al fatto che erano più o meno calibrate secondo Crash 1. Qui questo piccolo puzzle, tra virgolette, c'è pure nella versione finale. Ok. C'è pure questa situazione qui. Perfetto. Qui non si può praticamente premere ripetutamente cerchio per passare, perché a quanto pare il momentum è programmato in maniera differente rispetto alla finale. E come avete visto rischiamo di farci schiacciare lì praticamente. Proseguiamo. Una nota che probabilmente è solo più o meno estetica, però come vedete il porcospino non è esattamente finalizzato, perché diciamo che alcuni contorni sono diversi rispetto alla finale. Cioè il modello è finalizzato, solo che manca l'accentuazione, credo, in quelle che sono le spine, ecco. Ecco. Lì con tre spin siamo riusciti a portarci dietro praticamente il salto con l'animazione prolungata, che comunque è evitabile se riuscite a fare tipo così. Vediamo. Cioè, se fate uno spin e continuate a camminare potete saltarlo con l'animazione. Però è molto complicato, cioè mi rendo conto che non è per niente facile, ecco. Ultimo livello della build prima di passare al discorso della demo, Crash Dash. Qui sarà molto difficile riuscirsi a gestire con il discorso del salto prolungato, diciamo, con l'animazione prolungata, quindi per quanto possibile bisognerà evitare i salti slide jump. Troppo, anche perché comunque sono un'ottima tecnica di speedrun, specie qui. Ecco, per esempio, qui perdete un sacco di tempo. Ed è anche per questo probabilmente che hanno pensato di evitare, ecco, che ci fosse questa animazione. Tra l'altro il font utilizzato anche nel checkpoint è quello di Crash 1, quindi il motore di gioco utilizzato qui è un ibrido tra, per l'appunto, Crash 1 e il 2, come dicevamo. La disposizione di quel nitro è differente dalla versione finale. Il cristallo nella finale è qui, dove c'erano quei due Wumpa.
Ancora musica assente del bonus. Le casse sono uguali alla finale. Manca questa disposizione qui con la nitro. Unica differenza di questo bonus. Abbiamo detto non è rilevante avere tutte le casse, quindi andiamo avanti. A quanto pare è successo lo stesso glitch che c'è nella finale, però se si va abbastanza veloci si può praticamente fare in modo che resti indietro parte del ponte. E questo perché praticamente quando è fuori dallo schermo la palla non ha collisioni, quindi non è caricata correttamente. Tutto regolare qui. Le tre casse non sono rigate nella finale, però tant'è, una differenza minore perché alla fine, insomma, non le si può prendere con calma, a prescindere. Ok, ora facciamo così, andiamo fuori dal gioco e parleremo delle demo, perché credo siano un capitolo altrettanto importante di questa build. Innanzitutto vi dico, è possibile accedere alle demo tramite sempre tool esterni, gli stessi tool esterni che io ho utilizzato per accedere alla Warp 1. Se andate a vedere su un certo palazzo nascosto, lì trovate tutti quanti i suggerimenti per fare in modo che anche voi possiate sbloccare il potenziale vero di questa build. Ribadiamo, la schermata di titolo differente. E passiamo alla prima demo, che praticamente è Sewer or Later. Ci sono due casse all'inizio che non c'erano. Qui c'è una disposizione di TNT e Nitro, che dove praticamente una delle casse lì è mancante nella finale. Qui vediamo anche che c'è l'acqua differente. Anche il funzionamento è differente, ovvero molte volte è difficile risalire dall'acqua, che è anche il motivo per cui vedete una certa geometria specifica qui, ovvero dei rialzi per permettere di risalire, o anche qui il fatto che la demo si blocca qui è significativo, perché oltre a quel punto praticamente non si può più salire se non con una certa precisione, ovvero salendo sulle piattaforme specificamente. Le demo vanno in sequenza molto rapida perché questa build era per l'appunto per le 3, quindi la gente si soffermava lì a guardare spesso e volentieri. Questa è una versione di Hanging Out completamente stravolta nella versione finale, e capirete bene perché si chiama Hanging Out, ovvero il fatto che dall'inglese appendersi, che è anche un gioco di parole con Hanging Out, ovvero uscire con gli amici, però il gioco di parole è perché si sta molto tempo appesi e il livello continua, chiaramente. Poi vi metterò il link in descrizione sulle varie playthrough che hanno fatto altri, perché già il video è 30 minuti e parecchio lungo, ecco. Poi se vorrete andate ad attenzionare a voi. Il logo di Naughty Dog credo di non averlo menzionato, ma è quello di Crash 1. Su Crash 2 non è così per niente. Ma andiamo a vedere adesso la demo di Ruination, che a sua volta, come Hanging Out, presenta la musica della Warp Room. E qui vedete che è in uno stato veramente molto molto spoglio. Mancano praticamente tutte le casse in questo caso, quindi diciamo che solo lo scheletro del livello era pronto. E ci sarà a breve una differenza che è veramente incredibile. Eccola qua. Invece delle piattaforme e delle gemme c'è percorso easy, percorso facile e percorso difficile. E la demo ci porta attraverso il percorso difficile. E si interrompe lì, nonostante il percorso sia pronto. C'è un problema per cui nel percorso facile il gioco crash, e quindi non è completabile se non modificando tipo i dati esadecimali. C'è pure un'altra demo qui, che è quella di Rocket, che noi comunque abbiamo visto tramite
tramite il gioco in sé, quindi diciamo che è una demo extra che loro hanno voluto mettere per mostrare le funzioni del jetpack. Alla fine questa build qui, più che essere giocata, come dicevo, spesso e volentieri era mostrata, ovvero era nei grandi schermi e andava avanti a ripetizione, e c'era questa parte, tra virgolette, segreta, potremmo dire, in cui la gente poteva mettersi lì e effettivamente giocarla. Quando finisco un teledemo, torniamo alla schermata del titolo, che è ancora, come dicevo, in beta, che nemmeno appare praticamente, e c'è quel press start in uno stato veramente, veramente molto prototipo. Però per il resto la demo, questa qui, come detto, quella di Sewer or Later, l'abbiamo già vista. Quindi sì, link in descrizione se volete vedere le playthrough fatte dal team dei modder di Crash, perché loro hanno trovato comunque anche dei modi per evitare di farle crashare, cosa che io non mi ci metto a fare, perché comunque richiede troppo tempo che io, ragazzi, non ho, sarò onesto. Ma comunque sia, credo che sia stata abbastanza esauriente questa spiegazione. Se ho saltato qualcosa, sentitevi liberi di puntualizzarlo nei commenti, che sono sempre aperti anche per chiarimenti e qualsivoglia precisazione. Dunque, questo è tutto per il momento. Da parte di CR8 un ringraziamento per aver guardato, e ci vediamo al prossimo video o alla prossima live, che a breve comunque torneranno nella loro consueta forma, diciamo. Bye bye.